Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi voglio farvi vedere una lavorazione un po' particolare che ho fatto. Non è difficile, non è complicata, ci vuole un po' di pazienza e la lavorazione mi è servita per fare questa targhetta che poi metterò fuori dalla casa dove c'è il nome, anzi il cognome mio e di mia moglie. Adesso la sigla e poi andiamo a vedere come l'ho realizzata. Allora, la progettazione della questa targhetta è molto 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 semplice. Ve la faccio vedere qui sul mio piano di lavoro dove ho adesso ingrandisco un attimino, dove ho fatto un semplice ovale e dove ho fatto due fori di circa 1 cm l'uno, dove andrò a mettere quei supporti che mi serviranno per attaccarlo al muro e che sono distanziali di metallo che poi vedrete alla fine del video in opera, quindi praticamente già attaccato al muro di casa mia. Andiamo a vedere come ho realizzato questa, quali sono i passaggi, eccetera, eccetera. Tutto, tutto molto, molto semplice, un po' lungo, un po' noiosetto se vogliamo, però poi diciamo alla fine viene un bel lavoro. Qui ho tagliato la prima parte, quindi ho tagliato prima una piastrina con i due fori e le ho cumè, e in questo vedete che ho già dato un impregnante per cui il colore è più vivido. Ci metto sopra due pezzi di nastro carta per tappare il tutto in questo modo, poi andremo a rigirarlo e grazie all'aiuto di un bisturi o di un taglierino andrò a rifilare i contorni per averli tutti diciamo preciso la forma come vediamo nella prossima fotografia. Ecco, così li ho ritagliati. Poi cosa andrò a fare? Andrò a fare con il progetto un'incisione su un foglio di carta dove poi posizionerò il mio pezzo e andrò ad incidere sopra il font che ho scelto. In questo caso ho scelto un font abbastanza, diciamo così, secondo me abbastanza elegante. Adesso viene il momento di togliere tutte le lettere che il font ha tagliato. Mi aiuto con una pinzetta e sempre con il bisturi che avete visto prima e vado a togliere tutte le lettere e anche i punti. Poi con un tubetto di acrilico nero ed il pennello vado ad annerire quegli spazi che si sono creati togliendo le lettere e così praticamente riempio tutto quello che ho tolto. Allora, una volta che la vernice nera, sia un nero oppure il colore che avete scelto, si è seccata, possiamo andare a togliere il nastro maschera. Quindi lo vado a togliere delicatamente, in questo modo. Poi andranno tolte le parti interne che non si sono staccate. Una volta eliminata anche qualche piccola imperfezione, magari di sbavatura, siamo pronti per andare a fare la fase finale, che è quella di andare a passaggi dell'acrilico trasparente, lucido. Io utilizzo questo. Questo è il risultato finale, è già attaccato al muro tramite questi due distanziali, sono di metallo e hanno una vita pressione, questo è il muro e purtroppo è una fotografia è in esterni, fatta col cellulare, quindi la qualità della foto non è molto, però vi posso garantire che questa lavorazione dà un effetto un po' di tridimensionalità perché fa sporgere un pochettino le scritte ed è tutta lucida.
quindi purtroppo la fotografia non rende molto. Comunque vi posso assicurare che diciamo dal vivo è molto più carina che non in questa foto. Ecco, come avete visto è abbastanza semplice da fare, cioè non ci vuole una gran tecnica, solamente un pochino di manualità, un pochettino di pazienza, però si riesce ad ottenere una cosa che a me perlomeno è piaciuta. Non è la prima che faccio in questo modo, ne avevo fatto un'altra e diciamo che sono abbastanza soddisfatto del lavoro. Allora, se il video vi è piaciuto, magari mettete un like, se volete chiarimenti oppure domande oppure suggerimenti per migliorare, commenti sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e campanellina per rimanere aggiornato su tutto quello che poi andrò a pubblicare a seguire sul canale. Ciao a tutti di nuovo e al prossimo video.